Allora, eccoci qua. Salve a tutti. Oggi andiamo a fare un video totalmente diverso dal solito. Prodotti cinesi. Quindi ho trovato qui vicino casa un supermercato che vende roba cinese. Quindi cominciamo. E oggi ho preso questi qui che sono, dicono, delle gelatine al gusto di uva. Poi ci abbiamo questo qui che sembra tè, che dice tè con latte e il mango. Tè, latte e mango, non lo so, poi lo vediamo. La roba riofilizzata, andiamo a vedere, aspetta. Ve lo apro uno, vediamo che c'è dentro. Allora abbiamo questo contenitore che c'è una specie di gelatina dentro, non so. E poi abbiamo la cannuccia, eccola qua, un sacchettino dove c'è la polvere e poi un altro sacchettino dove c'è, boh, tipo Tipo latte, eh sì, ah, latte c'è scritto, ok, quindi poi adesso lo andiamo a fare insieme per vedere insomma come funziona per farlo e il gusto. Che quello è quello che mi spaventa. Quindi abbiamo questo qui, mango. Poi ne ho trovato un altro, fragola. Eccolo qua. Questo qua, quindi mango, fragola. E questo, original flower. Boh, fiori, qualche cosa. Non lo so, sarà aromatizzato, non lo so. Comunque sono tutti e tre tè con latte aromatizzati. Boh. Questo è una gelatina di uva e poi c'erano questi sacchettini qua che io pensavo che erano caramelle, invece leggendo sembra come se fosse, come se è, scusate, una frutta liofilizzata e compattata. Non lo so, mo l'andiamo a assaggiare. Niente, allora vado a prendere l'acqua calda, così proviamo l'assaggio e vediamo se sono mangiabili, bevibili o se fanno schifo. Speriamo che sia tutto buono. Speriamo. Allora, eccoci qua. Allora, adesso leviamo questi che tanto l'acqua sta in fase di riscaldamento e proviamo questi qua. Gelatine. Già le gelatine dentro una cosa del genere, boh, non lo so. Proviamo? Proviamo? Sembrano il contenitore dei succhi di frutta. L'odore I è fortissimo di uva. Oddio, non è male, assaggia. frutti. Io adoro le Allora, gelatine, quindi ti mi piace. piace? Va, praticamente si preme. Vi faccio vedere qua se ce la facciamo senza farlo cadere. C'è La un gelatina. liquido tipo acqua. E poi esce Dei la grumetti. gelatina. Come ve la faccio vedere però? Vediamo, facciamo una zozzata. Eccola, avete vista? È praticamente, ma io faccio così, così capiamo di Stiamo cosa facendo. parliamo. Eccolo qua. È praticamente una gelatina trasparente. Eccola qua, tipo a mughina. Esatto. L'odore di uva è fortissimo. E questa è una gelatina che si scioglie subito in bocca. Piacevole. Buono, tiè. Approvato, Approvato. ci piace, quindi questo lo possiamo ricomprare. Vediamo, quindi l'acqua, eccola qua, l'abbiamo scaldata. Eccola qui. E partiamo con questo che era fragola, con la fragola. Allora, vediamo, Allora, anzi, abbassiamo un pochetto. Ecco qua. Allora, leviamo pure questo. Allora, questa è la cannuccia poi. Allora, quindi andiamo a mettere l'acqua calda. E voilà. Riempito non troppo perché sennò poi quando andiamo a mettere tutte queste cose. Allora, questa è la polvere, vedete? Ok, va tutta dentro. Questa profuma tantissimo di fragola, vedete? Ok. Poi andiamo a mettere quest'altro bustino piccolino che c'è sempre una polvere, che forse è zucchero, sì, sembra zucchero. E poi vi dicevo questa qua, la gelatina quella che. Vediamo un po'. Si fa una Eh sì, gelatina. proprio una gelatina. È come quella della gelatina all'uva, Eh solo sì, alla fragola. giriamo.
eccolo qui. Vado. Buono. Allora, il leggero retrogusto di fragola, molto delicato, quindi non è forte. E si sente il latte, il sapore del latte e del tè. Buona, è piacevole. Da 1 a 10, un bel 7, 7 e mezzo. Buono. Assaggia un po', Bianchè, se ti piace. Ah, lei con la cannuccia, brava, attenta che è caldo. Vai, vai, dai, dai, dai. Piano piano. Mi arriva. Buono. Buono? Da 1 a 10? 6 e mezzo. 6 e mezzo, quindi. Sni. Allora, adesso passiamo a. Quello che ho paura che farà più schifo forse questo. È questo. Infatti. Col mango. Che proviamo? Mango o fiori? Fiori. Però se poi questo fa tanto schifo, almeno questo ci rifà la bocca. Sì. Quindi è meglio mango prima. Allora facciamo mango. Mango, va. Mango. Allora, partiamo qua sempre gelatina, latte in polvere, polverina aromatizzata e cannuccetta. Quindi, giustamente, essendo della stessa marca, c'ha le stesse cose. Quindi partiamo con una polvere all'interno, la polvere. Poi mettiamo la gelatina. Ah no, questa è diversa. Questo è tipo liquido. Questo è un blocco intero, tipo caramellato. Sì. Boh. Diverso. Vado? Bah. Speriamo bene. Io e questo... ho paura assaggiarlo. Ah, e questo, ecco, ti è. Tipo caramello. Guarda che è. Boh. Blah, sembra mocciolo. Allora, quindi abbiamo aperto tutto, ci andiamo a mettere l'acqua calda. E voilà, l'odore. Questo qual era? Quello? Ah, quello al mango. Ah, allora quella gelatina al tocco intero grande era il mango, mi sa. Allora, intanto si scioglie tutto, quindi pure quella gelatina enorme si è sciolta. L'odore... buono. Senti un po'. Buono. Proviamo. Sembra un po' troppo forte. Oddio, no, non si è sciolta quella gelatina, eccola qua. Mi sa che serve solo a dare No, il... no, secondo me si mangia. Eccola. Io non la mangio. Senti. Buono pure questo. Vai, senti. Dai, pure senza cannuccia. Bevilo col bicchiere, non è calda calda, adesso si è affreddato un po'. Ah, mamma mia, 2 ore. Com'è? Buono. Assaggiamo la gelatina. Mi piace più questa. Com'è? La gelatina non sa di niente. È buono perché sa un po' più di cappuccino. Non è male. Quindi pure il mango è per me promosso. Va bene, quindi c'è rimasto ad assaggiare fiori. Flower. Proviamo l'ultimo. Questo che era quello flower. Vediamo che gelatina c'è qua dentro. Praticamente il must di questi tè è la gelatina che ci mettono dentro. Quindi o è intera o è spezzettata. Madonna, è durissima. Questa è uguale, sempre a pezzettini dentro. Trasparente, non si sa, cannuccia. Poi ci abbiamo zucchero e la polvere di fiori. Flowers. Vediamo. Eccola qua. Oddio. Allora, l'odore. Com'è? Buono. Sì, è particolare. Buono. Vabbè. Abbiamo scoperto che anche sui tappi ci sta un buco dove si tira giù una linguetta e puoi bere dal tappo. Ecco, vedi. Adesso andiamo a mettere la gelatina a pezzetti, lo zucchero e allora mo facciamo vedere la cannuccetta che dici te. Okay. Mettiamo l'acqua e voilà. Questo, una bella mescolata. Questo a me in verità mi mette più paura. Con l'acqua cambia un po' l'odore.
Oddio, è il più delicato di tutti, non è male. Però è, insomma, è delicato ma è meno piacevole. Allora, questo qua era il coperchio che diceva Bianca e la cannuccia, ecco, l'unica cosa è che queste cannucce sono gigantesche. Cioè, praticamente Chissà che ancora in plastica, quindi in Cina ancora non si sono adeguati. fortunatamente. E eccola qua, è gigante, vedete? Coperchio e via. Non è male, forse sta cannuccia così grande, boh, non lo so. Comunque, allora, vi dicevo, visto che vicino casa ormai io ho questo negozietto, se come format assaggiare le cose giapponesi e cinesi vi piace. Ah, ma ci siamo dimenticati queste! Ta-da! Caramelline. Le caramelline. Sperando che sono buone. Vediamo un po'. Apriamola. Allora, questa è la caramellina bianca, Sono tutte allo stesso gusto, allora non è proprio una caramellina, è tipo frutta disidratata, tipo fa schifo. Ti la metti qua sopra, la bianca gli fa schifo. È tipo frutta disidratata tra fragola, ciliegia, non si capisce. tipo tutti i Comunque, gusti. non so, buonissime. Queste potrebbero andare bene a chi piace la frutta quella disidratata. A me non piace, quindi pure questa caramella non mi piace Bocciata. molto. Bocciata. Allora, vi dicevo, vicino a casa io ho questo supermercato cinese e quindi io, siccome amo poi la cucina etnica, proverò sicuramente tantissime cose. Se questo video vi è piaciuto e ne volete altri di questo genere con altri prodotti, lasciatemi un commento sotto e mettetemi like. Se vedo e capisco che vi è piaciuto questo video, andrò avanti facendone degli altri. Già vi dico che io ho comprato pure per il salato e questo qui è un'altra cosa che dovrò provare. Carne con tipo una zuppa di carne con della pasta, non lo so. Proverò pure quello. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete like, fatemi capire se vi piace, se il format volete continuiamo. E nell'eventualità avete qualche dubbio o bisogno di qualche chiarimento, lasciatemi un commento sotto e vi rispondo volentieri. Ciao a tutti. Ciao! Ciao ciao.